L'attesa è finita, siamo pronti per ripartire con la 38esima edizione dei trofei Motestate. Io sono Nicola Sfontana e manca pochissimo al primo semaforo verde della stagione. Sta per partire la classe 300, che nelle qualifiche ha visto Stefano Sala prendersi la pole position in 1:13.081 davanti a Mattia Virone e Alessandro Cervioni, che competono insieme a lui la prima fila di questa categoria. Nei primi 10 abbiamo Colombo, Iotti, Sorrenti, Dotti, Puzzo, Riva e Crippa, 11esima e 12esima posizione rispettivamente per Antonini e De Pieri. Manca pochissimo all'inizio, si stanno per togliere termocoperte e la stagione sta per partire. È tutto pronto per l'inizio della nuova stagione dei Motestat, arriva l'ok dei Marshall, adesso diamo la parola ai piloti. Semaforo rosso e parte la 300, si impennano un po' di moto là dietro, non una bellissima partenza da parte di Sala, il Polman e Virone e Cervioni ne approfittano subito per andare in curva 1 a girarli davanti. Arriviamo qua dietro, invece la soggettiva ci porta nelle retrovie, un po' di incroci ma tutti corretti in queste prime due curve. Andiamo con Sorrenti, partito in sesta posizione, che va all'attacco di Colombo, si infila dentro subito alla parabolica per cercare di rimontare posizioni con il primo quartetto qua davanti, che cerca subito e avviene anche un po' di zigzag qua là davanti subito per cercare di non fare prendere la scia. E arriviamo alla prima S, la chiamiamo proprio in questo modo, ma sarebbe la seconda variante di questo circuito, e ci porta anche qui la regia davanti proprio sul cordolo con tutti i piloti che passano. Virone è comunque davanti tutti, inseguito da Alessandro Cervioni, partito terzo, e Sala non benissimo il suo start, si trova adesso in terza posizione qua. Intanto mi sembra di vedere da lontano che Cervioni si dovrebbe essere infilato su Virone, la regia però rimane su questa inquadratura, la X si è infilato, sì, è passato Alessandro Cervioni in prima posizione, ha passato Virone e prova subito anche a fare un piccolo gap con alle sue spalle Virone e Sala e anche Iotti, mi sembra il numero 17 in quarta posizione, sì effettivamente è lui, e c'è già un piccolo quartetto che ha fatto un gap rispetto agli altri, soprattutto Sorrenti e Colombo che erano in bagarre nelle prime curve. Intanto on board con De Pieri, ma stacchiamo subito perché Cervioni è qua inquadrato e vediamo l'attacco di Virone se potrebbe arrivare alla parabolica. No, perché stacca molto forte, Cervioni stacca fortissimo e lì ha dietro Sala a vedere insieme a Iotti. Questo eccolo qua, il poker di questa gara, candidati tutti per provare a giocarsi la vittoria di questa prima gara della 310 giri subito così. E Cervioni protegge la staccata, la protegge la S per poi entrare verso la seconda S, la terza variante di questo circuito, per poi arrivare alla X e poi al ferro di cavallo. Ma è molto vicino Virone, si prova a fare sotto, prova a rispondergli, ci prova, vediamo con l'onboarda dietro di Cervioni, non riesce però ad attaccare Virone, è molto forte Cervioni in staccata. Arriviamo al punto in cui prima Cervioni ha appunto attaccato Virone, si è preso la leadership, alcuni qua rischiano di andare sulle verde. Arriviamo alla ferro di cavallo, vediamo che Sale e Iotti sono leggermente un po' più staccati rispetto, anzi adesso si ricompattono, niente da fare, sono un bel poker e vediamo se ci deliziano di una bella corsa. Passano sul traguardo intanto con Cervioni in 1:13.617, 1:13.5 per Sala. E arriviamo sempre con, ecco adesso perdo un pochino là dietro, vediamo, e adesso vediamo Sorrenti ancora su Colombo, di nuovo alla parabolica come prima, si ripresenta, no, stavolta stacca molto forte Colombo, sembrano un po' più attardati questi due per cercare di ritornare sotto il poker là davanti per la vittoria. E di nuovo Virone in scia, ma Cervioni stacca forte, ma era un po' lontanino questa volta Virone per provare l'attacco, mentre Iotti sembra essere anche lui un po' più in difficoltà rispetto ai quattro. Stessa cosa Sala, che non è così tanto vicino a Virone così come quanto lo è rispetto a Cervioni, sembra che un po' lo stia studiando. Esce un po' male qua Cervioni, perché? Ma non riesce, quindi si ripresentano qua la X con sempre Cervioni, Virone, Sala e Iotti, questo poker, mentre invece là dietro fanno più fatica Sorrenti e Colombo nel cercare di riavvicinarsi, fanno la loro gara. Sorrenti che ha girato in 1:13.04, comunque è stato il miglior giro della gara fino adesso, infatti cerca di tornare sotto. Andiamo sempre in onboard con
Virone che prende la scia di Cervioni e può arrivare, arriva l'attacco di Virone, si mette dentro e passa Cervioni, non riesce a incrociare il numero 37 e deve ricostruire adesso, ma si ripresenta subito la parabolica, vediamo se ci prova, stacca forte Virone, stacca molto forte e riesce, va appena larghino ma riesce a chiuderla e la chiude e Virone passa davanti a tutti con Sala che vediamo se ne è riuscito un po' ad approfittarne per tornare sotto dopo questo sorpasso un po' lontanino qua però nella scia e non si è rifatto sotto. Vediamo qua, intanto la telecamera ci porta su Sorrenti, si è avvicinato molto Sala alla prima S, la regia ci riporta ancora su queste immagini del Cordolo, andiamo qua, eccolo qua il terzetto, adesso si può parlare di terzetto, Iotti più staccato, Sorrenti prova perché ha fatto un grande giro, 1.13.4 il giro precedente, si prova anche a portare sotto Iotti per provare a sottrargli appunto, scusate il gioco di parole, la posizione, la quarta in questo caso. Ed è sempre stavolta Cervioni con Virone alle sue spalle e Stefano Sala. Ricordiamo Stefano Sala partito in pole in 1.13.0 e passano adesso sul traguardo. Ricordiamo 10 giri di questa gara della 300. Fanno un po' di zigzag i piloti, soprattutto Cervioni, per evitare di farsi prendere la scia. E la gara adesso è diventata un po' più tranquilla, ma sempre con un po' di tensione sotto, perché comunque Virone è pronto, sembra essere pronto magari alla parabolica. La regia ci stacca su Manuel Puzzo inquadrato dietro Dotti e Colombo, siamo verso la settima, ottava posizione, ritorniamo qua davanti, ritorniamo sul rettilineo dopo la parabolica, Cervioni questa volta riesce a prendere un po' di gap su Virone, che apparentemente adesso sembra riuscire un po' a studiarlo, in alcuni punti si avvicina, c'è un po' di elastico diciamo, in alcuni punti si fa sotto, stessa cosa Sala che qualche decimino lo accusa, ma comunque è lì, è pronto magari a sfruttare un errore dei primi due e si è avvicinato molto questa volta Virone a Cervioni, andiamo qua dietro intanto con Dotti che cerca di farsi sotto, ma vediamo sempre qua, arriviamo alla ferro di cavallo con Cervioni che riesce sempre a rendersi immune agli attacchi di Virone, è inquadrato qua con Nicola De Pieri, purtroppo per lui ultimo in classifica che esce dalla parabolica, ha girato in 1.22.0 e adesso ci può provare Virone, esce dalla scia, l'attacco di Virone si butta dentro e passa ancora prima di frenare, è riuscito a infilarsi e staccare forte e mettersi dentro, mentre intanto qua dietro è arrivato Dotti. E ritorniamo però davanti perché comunque la gara è molto intensa. La gara è intensa, vediamo da Longboard di Sorrenti i primi quattro, eccoli qua. Là davanti li vediamo da Longboard di Sorrenti che adesso si trova in quinta posizione e sta provando a ritornare sotto il gruppetto di testa. E ci riprova Cervioni, prende la scia, vediamo se la stacca. Stacca molto, staccano fortissimo entrambi, ma è Virone a staccare ancora più forte rispetto a Cervioni, mentre Stefano Sala rimane sempre lì un po' a guardare, magari aspetta un errorino di quelli là davanti, aspetta che si sia un po' di bagare, mentre invece Iotti fatica di più, deve essere sempre di più spettatore, ma forse, attenzione, eccolo qua, Sala ci può provare, ci prova, non ci prova, e stavano dicendo proprio per il fatto che forse Iotti fa fatica, ma deve forse anche un po' preoccuparsi di Sorrenti, che sta girando anche abbastanza forte, un 13.4, un 13.5, la sua media dei giri in questo momento, e si prova in questo momento a farsi sotto Sala su Sorrenti. Arriviamo adesso sul traguardo, siamo verso gli ultimi giri di questa corsa. Tre giri alla fine di una gara emozionantissima e siamo solo alla prima di questa 38esima edizione dei Trofei Motestate, ma fa un po' di vuoto, non di vuoto no, ma un buchino lo fa un buchino il buon Mattia Virone su Cervioni, che comunque riesce a rimanere sempre lì vicino, però in uscita qua Virone neanche un po' abbastanza, cerca anche lui di scodare un po', di andare verso anche l'interno, che diventerà l'interno poi di quella staccata, ma staccano forte tutti e Cervioni rimane lì con Sala che si fa sempre sotto e non riesce ad avere, forse gli manca qualcosina per poter attaccare Cervioni, che in questo momento paga un pochino da Virone, lo stavamo dicendo prima, infatti Virone prova la fuga Virone e andiamo sempre qua in un board con il numero 18 di questa categoria 300, Nicola De Pieri che passa adesso sul traguardo, 1.22.0 il suo ultimo tempo. E la gara rimane per il momento così, ma sempre, come dicevamo prima, con un po' di tensione sotto, perché può succedere qualcosa da un momento all'altro. Nuovo passaggio sul traguardo, ci avviciniamo verso l'ottavo giro di questa gara con Virone sempre davanti a tutti, poi Sorrenti, Sala, Iotti,
Sorrenti, scusate, Sorrenti è più indietro con Virone davanti a tutti, Cervioni, poi Sala, Iotti ed eccolo lì Sorrenti. Qui è andato in quinta posizione e le immagini ci tornano appunto su di lui, sempre alla parabolica, che ci offrono sempre un bel punto di vista sui quattro là davanti, che poi ormai sono tre perché Iotti fa sempre più fatica a cercare di stare a contatto con loro. Tanto prende la scia, va dentro Dotti, va dentro Dotti, si infila dentro Dotti su Colombo, l'attacco di Dotti, sì, è passato Dotti. E intanto qua è l'attacco che non arriva, arriva e Cervioni si è rimesso dentro, è passato Cervioni, è passato davanti a tutti, ha rinfilato Virone e Sala sempre lì in terza posizione e Cervioni questa volta è riuscito, ha studiato bene Virone stavolta, l'ha studiato bene ed è passato davanti a tutti e adesso prova la carica per questi ultimi giri della gara della 300 in scia, tutti qua pronti. Ci prova Virone a farsi vedere, ci prova, non riesce ad attaccarlo, non riesce. E allora diventa ancora lì, sempre vicino Sala per queste ultime battute della gara della 300. Vediamo la parabolica se ci può provare Virone. Non riesce, stacca molto forte Cervioni. Arriviamo verso la prima S, ultime curve di questa gara della 300. Fa un po' di zigzag Cervioni. Arriviamo alla prima S, attenzione là davanti, un doppiato potrebbe essere De Pieri probabilmente. Intanto là c'è un pilota che dovrebbe essere Colombo probabilmente, dovrebbe essere Colombo quel pilota là, attenzione. È sempre un board qua con Sorrenti. Eccolo qua, attenzione, sì, è un doppiato, sì, è De Pieri. È De Pieri il doppiato, vediamo se si sposta bene, se non crea qualche casino, no, tutto pulito e si prova un po' all'esterno di Iotti, lì che se l'è trovato purtroppo lì. E vediamo adesso sul traguardo con Cervioni e inizia l'ultimo giro di questa gara della 300 con Cervioni davanti a tutti, poi Virone che adesso però deve preoccuparsi di Sala che prova, non riesce ad attaccarlo, non riesce ad attaccarlo e allora sì, rimane in terza posizione Sala con Virone che si fa molto sotto in uscita, si fa sotto a Cervioni, forse la parabolica ci può essere il momento dell'attacco, si prova, si fa vedere all'interno ma non riesce, rischiano, mamma mia che rischio per Virone che ci ha provato, sì ci ha provato, incredibile, infatti è uscito male e Sala ci prova Sala e Virone ha rischiato molto, ha staccato molto forte, ha rischiato addirittura di tamponarlo e si è rifatto sotto anche Iotti e vediamo l'attacco di Sala che viene compiuto, si è messo dentro, è passato in seconda posizione Stefano Sala, ha approfittato di quella sbavatura di Virone e vediamo se ne può approfittare anche Iotti, allora che è rimasto lì, è sempre rimasto un po' più attardato. E mentre invece tutto questo avvantaggia Alessandro Cervioni che sta volando e adesso sta volando via, vediamo se Sala ha le forze per provare a ricucire ma sembra essere molto difficile la questione. Attenzione, ultime curve per Alessandro Cervioni, vediamo adesso il passaggio sul traguardo con Cervioni va a vincere la prima gara della 300, lo fa davanti a Sala, Virone, Iotti e poi arriva Sorrenti, via via arriveranno tutti gli altri, ma che gara, la beffa di Virone che purtroppo all'ultimo giro viene passato da Sala, ma Cervioni vince e che gara abbiamo visto, che gara.